ho avuto la grande fortuna di conoscerlo e con lui abbiamo un bellissimo rapporto. Ho già fatto quattro pellegrinaggi, no, non dietro, al suo santuario, alla sua associazione. È dunque venuto e tornato a casa cambiato. Nel pullman mi dicevano che è presidente dell'associazione Sacro Cuore di Gesù, comunque poi vi spiegheranno meglio di me. E ha voluto onorarmi di venire a fare questo convegno. Io, che come sapete sono un politico e ho sempre votato, quest'anno sarebbe stata la prima volta che non avrei votato, perché non c'è nessuno che mi rappresenta. Poi mi ha parlato dell'Aciconte, un partito cattolico, e subito mi sono messo a disposizione. E mi auguro che tutti voi, adesso che l'ascoltate, vi rendete conto di che cos'è la politica oggi. Se pensate che un cattolico come Tabacci è andato ad abbracciare Enza Bonino, il Bonino radicale, che per Ferdinando Casini, un cattolico, naturalmente a modo suo, lo stanno sballottando il PD a destra e a sinistra. Nessuno lo vuole, Voltafaccia, Voltacabana, ma soprattutto li negano la loro fede. Io nel passato, voi mi conoscete, ho avuto già altri momenti di questo, quando nella famiglia mancano i principi, la società va a rotoli. E questo è un convegno che organizza la Chiesa della Madonna del Rosario a Gagliano. Ho fatto diversi articoli di giornali, Tendere la mano ai più disagiati, di Don Mimmo Battaglia, oggi vescovo, allora era un giovane sacerdote che raccoglieva i tossicodipendenti, e tante altre cose. Io proprio alcuni giorni fa avevo preparato un articolo da mandare in stampa proprio su una famiglia che nel suo, diciamo così, nel suo essere opera di Dio, la stanno trasformando a modo loro, la politica. Sulla famiglia dobbiamo tornare al progetto di Dio. Dobbiamo tornare a ripensare la famiglia, ad amare ed educare i propri figli, preoccupandoci di crescerli provvisti di principi morali, di elevato spirito, saggi, buoni e forniti di buone virtù e ottima condotta, assidui alle funzioni religiose, semplici e reali. Io ricordo quando noi bambini, io non perché ho avuto i miei genitori lontani, i bambini si portavano a messa. Oggi si va a messa e si lasciano alla televisione, che come disse Padre Pio, il diavolo in casa. E ho detto pochi giorni fa in chiesa questo: noi siamo responsabili davanti a Dio della collocazione ultima dei nostri figli. Se vanno all'inferno siamo noi colpevoli, se vanno in paradiso siamo noi meritori. Oggi li abbiamo completamente abbandonati, questi ragazzi. Il grande sbaglio di oggi, e ne paghiamo le conseguenze, è quello di dare ai nostri figli in pasto alla televisione e ai mass media. I figli hanno bisogno di crescere sotto lo sguardo dei genitori, non più soli e disperati. Non permettete che la famiglia si sgretoli, i divorzi generano relazioni superficiali, privi di significato. I figli soffrono perché manca loro l'affetto dei genitori. Cari giovani, ho sempre lavorato, come lo sapete, da bambini, con i bambini, e vi voglio dire solo quanto diceva Sargenich nell'Arcipelago Gula, cosa che oggi si sta realizzando. Dobbiamo condannare pubblicamente l'idea stessa dello scempio di uomini sui loro figli.
tacendo sul vizio, ricacciandoli nel corpo, perché non ce li affacci. Noi lo seminiamo e in futuro germoglierà, moltiplicandosi per mille. Non punendo, non biasimando, neppure i malvagi, non ci limitiamo solo a proteggere la loro sterile vecchiaia, ma strappiamo da sotto le nuove generazioni ogni fondamento di giustizia. Ecco perché crescono indifferenti. Non è solo colpa dell'insufficiente educazione ricevuta. Se vedono che un'azione ignobile, l'arricchimento indebito, la sopraffazione, l'abuso di potere, l'ingiustizia non vengono mai punite dalla legge, anzi portano il benessere, non sarà accogliente un tale paese, farà paura a viverci. Ed effettivamente poco fa parlavamo tutti di questo. Abbiamo paura di vivere. Perché? Perché siamo lontani da Dio. Io non ho paura di quello che dice Salvini, la Meloni e quant'altri su questi poveri disgraziati che vengono in Italia. Io ho il coraggio di quello che dice il Signore: qualunque cosa farete ad uno di essi l'avete fatto a me. È la legge che manca, ragazzi. Giovedì facevo il servizio di volontariato al conventino. Un giovane proveniente dalla Palestina, era per il primo giorno che veniva a mangiare lì, mi chiede dove andare a dormire questa notte. C'è uno Stato che sa che entrano queste persone, le cataloga, le scrive, non mette tutto, e non gli dà un piatto di pasta e un letto per dormire. Se non ci fosse la Chiesa, non ci sarebbe niente come servizio a questa gente. Ho chiamato i carabinieri, noi non possiamo fare niente. Avete capito? E poi la malavita ne approfitta. Poi l'ho mandata alla Caritas, speriamo che abbia fatto qualcosa a lei, ma non può dare il letto a tutti quanti. Quindi operiamo con il coraggio della fede, perché il Signore non fa soccombere di fare la sua volontà. Non abbiamo paura. E adesso Don Pietro e Angela saranno meglio di me inculcare nei vostri cuori l'amore per il Signore, per i nostri fratelli, perché amare Dio attraverso il fratello è la cosa più bella. Non si va direttamente a Dio se non amiamo i fratelli, perché il Signore ha dato il sangue per noi, per i nostri fratelli. Quindi l'umanità è una famiglia unica. Vi ringrazio. Bene, intanto vi ringrazio di essere qui questa sera, passo subito la parola a Padre Pietro, ma vi spiego perché io e Padre Pietro questa sera siamo qua, con due funzioni completamente diverse, ma complementari. Allora, io sono la capolista al Senato del Popolo della Famiglia in Calabria, poi vi racconterò tutto sia di me che del movimento. E ho chiesto, e Padre Pietro ha accettato, visto che il nostro movimento, il programma del nostro movimento si basa sul compendio della dottrina sociale della Chiesa, ho chiesto a Padre Pietro, prima di spiegarmi il nostro programma, prima di spiegarmi perché siamo nati, ho chiesto proprio a lui se può spiegarci appunto la dottrina sociale della Chiesa. Lui ci illustrerà bene e dal suo punto poi partiamo noi per il resto della serata. Tanto grazie a tutti di essere qui. No, ho dimenticato una cosa importante. Ringrazio Peppino di aver organizzato questa serata e lo ringrazio pubblicamente per come ha preso a cuore la causa, perché noi siamo candidati, siamo un movimento, poi vi spiegherò perché e cosa faremo, ma abbiamo bisogno di persone come Peppino in tutta Italia che capiscono che cosa stiamo facendo e che ci diano la grande mano che Peppino ci sta dando in questi giorni. Grazie. Un saluto a tutti voi che siete qui presenti, principalmente un ringraziamento a Peppino, a Andrea Cifonte, per questa serata e per questo invito che ci consentirà di entrare un po' in quelli che sono i principi fondamentali dell'impegno del cristiano in politica, perché oggi sembra che la politica e la fede non possano andare insieme. Invece vedremo che il cristiano ha il dovere morale e sociale di impegnarsi in politica. Saluto anche tutti i nostri amici del Pagine Fede, sono già tanti in diretta, chiedo anche loro di condividere questo evento, così anche tanti altri loro amici possono essere partecipi di questo momento.
Bene, il cristiano che si impegna in politica fa bene o fa male? Indubbiamente fa bene, perché la politica è la costruzione della città umana. E poiché il cristiano vive nel mondo, ma non è del mondo, deve impegnarsi in politica. Altrimenti, se i cristiani si ritirano dalla politica, chiaramente coloro che faranno le leggi saranno quelli che hanno una visione completamente diversa. E noi oggi in Italia, in Europa e nel mondo ci troviamo delle leggi anticristiane, delle leggi atee, delle leggi tante volte anche antiumane. Perché come diceva un documento del Concilio Vaticano II, Cristo non soltanto rivela Dio all'uomo, ma rivela l'uomo a se stesso. Quindi in Gesù vi è la piena umanizzazione dell'essere umano. Togliamo Gesù e l'uomo diventa un po' alla volta simile all'animale. E noi vediamo veramente che oggi c'è questa concezione animalista dell'essere umano, tant'è che spesso gli animali vengono associati, assimilati all'essere umano e si trattano meglio degli animali che alcune volte l'uomo. Però cerchiamo di entrare in questa concezione dell'impegno del cristiano in politica. E vorrei, se mi consentite, sono sacerdote, quindi rifare una preghiera all'inizio di questo intervento. Iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Già il Papa Paolo VI diceva, e ne era convinto, riportando le parole di Pio XI, contenute in un discorso fatto ai giovani della FUCI, sono i giovani universitari dell'Azione Cattolica, che la politica è la forma più alta della carità. La politica è la forma più alta della carità. Lo poteva dire perché aveva davanti a sé personaggi della politica, da Dossetti alla Pira, Aldo Moro, Lazzati e tanti altri che davvero vedevano la loro esperienza politica come servizio al paese. Ecco, qui abbiamo già un primo dato. La politica è un atto di carità. Non è un atto per accrescere il proprio potere, il proprio avere, per avere successo, ma è un atto di carità. Ecco, quanti nostri politici oggi vivono la politica con questa dimensione di amore verso il prossimo? Mi viene in mente un piccolo amministratore sociale comunale, al quale io chiesi: ma tu cosa dici che è la politica? Lui pensò un po' e poi mi rispose: la politica, e lo diceva con sincerità e semplicità, è l'arte di imbrogliare. Quindi, la politica, questa è la definizione che mi ha dato come politica, è l'arte di imbrogliare. Ma d'altronde, se noi guardiamo intorno a noi, vediamo che spesso i politici veramente hanno preso questa concezione della relazione politica. La politica non è l'arte di imbrogliare, la politica è la forma più alta di carità sociale. Cioè serve per costruire la città umana e per orientare poi la città umana, per quanto riguarda noi cristiani, verso la città celeste. Noi dobbiamo anticipare qui sulla terra quello che poi sarà in cielo. E San Giovanni Paolo II, questo Papa indimenticabile, amatissimo penso da tutti, diceva: oggi noi dobbiamo edificare la nuova civiltà dell'amore. La nuova civiltà dell'amore. Questa deve essere la politica. Edificare sulla terra la civiltà dell'amore che avrà il suo primo compimento in cielo. Ora, noi siamo invece sconcertati perché non passa il giorno che non venga alla luce qualche scandalo che tocca proprio coloro che dovrebbero fare della politica la forma più alta di carità e che invece la vivono come una spregiudicata attività per sé e per la propria sede di potere.
quella di restare muti e impauriti dinanzi alle grandi questioni del nostro tempo, come il matrimonio, la sessualità, la famiglia, la vita, l'economia, la giustizia, la politica, è una tentazione dei cristiani. Cioè noi viviamo la fede dentro le chiese, dentro le sacrestie, ma poi non siamo in grado di far sì che questa nostra fede diventi cultura, diventi attività sociale, diventi politica. E questo lo diceva già San Giovanni Paolo II. Una fede che non diventa cultura non viene pienamente attuata. Dunque, lo scenario che si apre di fronte a noi non è certo tra quelli che invitano a entrare attivamente nella vita sociale e politica, tant'è che, come diceva Peppino all'inizio, lui aveva deciso di non votare. Perché non voleva votare? Perché vedevi lo sconcerto di questi uomini politici, di questi partiti che non fanno il bene del popolo, che non vogliono costruire il bene comune, ma che in realtà tirano o per il bene del gruppo oppure per i propri interessi personali. Ecco, noi non dobbiamo lasciarci spaventare da questo, perché dalla nostra parte abbiamo Dio, perché dalla nostra parte abbiamo il Vangelo. Dice Gesù: voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Perché il cristiano è la luce del mondo? Perché il cristiano è il sale della terra? Perché Gesù è la luce del mondo, Gesù è il sale della terra. Io sono la luce del mondo. Allora, attingendo dal Cristo, non abbiamo paura di nessuno. Possiamo confrontarci con qualunque filosofia, con qualunque cultura, con qualunque dimensione sociale. Il cristianesimo ha la pienezza dell'umanizzazione dell'essere umano, tant'è che noi abbiamo dimostrato come cristiani cattolici che nell'arco dei secoli abbiamo portato all'intera umanità dei benefici immensi. Voi pensate soltanto nell'ambito sociale, gli ospedali, chi li ha inventati, le università, le scuole, chi li ha inventati, chi ha portato lo sviluppo rurale, i frati, i monaci, i sacerdoti, i vescovi, i santi cristiani cattolici. E noi oggi ci dovremmo vergognare di manifestare la nostra fede. E quello qui ho voluto portare questa sera, prima avevo al collo una bellissima reliquia di Santa Gemma Galgani, versetto di Osso, invece questa sera lo considero un dono, perché mi hanno fatto una grazia straordinaria, mi hanno dato un patrimonio spirituale in reliquie, specialmente di San Pio da Pietralcina. Ho voluto portare la reliquia di San Pio X, perché qui sapete c'è anche una parrocchia vicino dedicata a San Pio X, è un pezzettino di carne di San Pio X, e c'è il seminario maggiore regionale dedicato a San Pio X. E io in quel seminario ho passato 4 anni e mezzo dentro il seminario e più altri 3 anni ho studiato morale e sociale. E quindi San Pio X ha dato un grande apporto alla Calabria. Ho voluto portare proprio la sua reliquia, anche lui ci illuminasse e noi ci facesse comprendere come i cristiani sono veramente luce del mondo e sale della terra. E sicuramente questo seminario, dalla diretta dicono che rimbomba, si può fare qualcosa per il rimbombo? Bisogna abbassare un po' il volume. Adesso sistemiamo, sì, per il rimbombo per gli amici della diretta, sì. Vediamo se okay. Bene, vediamo se così sente meglio, dateci un riscontro, forse c'è troppo poco così. Adesso voglio passare ad un'omelia che il Santo Padre San Giovanni Paolo II ha tenuto in occasione del Giubileo dei Monaci e dei Parlamentari il 5 novembre del 2000. E dice il Papa in questa omelia: amare il prossimo come se stessi. Ecco, la politica dovrebbe essere questo esercizio di carità verso il prossimo, amare il prossimo come se stessi. Questa parola trova sicuramente eco nei vostri animi, cari governanti, parlamentari, politici e amministratori. Essa pone oggi a ciascuno di voi, in occasione del vostro giubileo, una questione centrale. In che modo, nel vostro delicato e impegnativo servizio allo Stato e ai cittadini? Dunque la politica è un servizio allo Stato e ai cittadini. Potete dare adempimento a questo comandamento, cioè al comandamento dell'amore del prossimo? La risposta è chiara, vivendo l'impegno politico come un servizio. Quindi chi entra in politica deve capire che deve servire, deve chinarsi sui piedi della società e lavarli, non deve invece usare il potere politico per servire gli altri a sé,
ma deve essere lui che si mette al servizio degli altri, anche perché su chi governa, su chi amministra, su chi fa politica e ha il potere sui popoli, Dio farà un giudizio rigoroso. E voglio leggere a questo punto un qualcosa dalla parola di Dio, il libro della Sapienza. Cosa dice Dio a coloro che governano le nazioni, ai politici potremmo dire? Ascoltate, ore, e cercate di comprendere. Imparate, governanti di tutta la terra. La vostra sovranità proviene dal Signore, la vostra potenza dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi, poiché pur essendo ministri del suo regno non avete governato rettamente. Quindi chi ha un potere politico sappia che sarà chiamato in giudizio molto di più di chi invece è assoggettato al potere politico. Però bisogna dire anche un'altra cosa: c'è una responsabilità dei popoli, specialmente in democrazia, che l'ha detto la Madonna in un messaggio. I popoli saranno responsabili dei peccati commessi dai loro governanti, perché con il loro voto li hanno mandati là. Se noi abbiamo questa, classe politica che invece di fare i nostri interessi fa i suoi interessi, e lo vediamo benissimo che fa i suoi interessi, è colpa anche nostra. E mi viene in mente un passo di Gloria Polo, della sua testimonianza, non so se tanti di voi la conoscono, ma chi mi segue su Facebook la conosce perché ho fatto tanti diretti sulla sua testimonianza. Gloria Polo è una odontoiatra che è stata colpita da un fulmine, è stata bruciata, è stata sull'orlo della morte, stava per finire all'inferno, ma per le preghiere di tante persone, di un santo contadino della sua terra, perché è colombiana, San Michele Arcangelo la afferra per i piedi, la tira fuori dall'inferno, la porta al giudizio di Dio e Gesù le dà una seconda possibilità. Saluto il parroco che è arrivato con un campo d'aro. In mezzo a due sacerdoti per me è il massimo, quindi grazie, onorata. Quindi stavo dicendo, Gloria Polo a un certo punto nel giudizio di Dio sente questa vedenza, vede che lei era responsabile della maledizione che il presidente del suo paese aveva fatto cadere su tutta la Colombia a causa del voto che lei aveva dato a lui in quanto era un abortista. Poiché quel presidente era in favore dell'aborto, lei votandolo si è resa responsabile di quel peccato che poi si è diffuso in tutta la nazione. Quindi questa è una cosa importante da capire. Cioè noi siamo responsabili, facciamo un segnetto, adesso il giorno 4 uno di noi andrà nell'urna e lì farà un segnetto di croce. Quel segnetto noi lo vedremo davanti al giudizio di Dio quando lo faremo e saremo responsabili se avremo votato dei governanti che sono a favore dell'aborto, del divorzio, dell'eutanasia, della fecondazione in vitro, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso e così via. Saremo responsabili con qualsiasi segmento. E mi viene in mente un incontro che ho fatto in queste sere con un sindaco di una piccola comunità, il quale era di un noto partito che non voglio citare, e gli ho detto: ma tu lo sai che quel partito è a favore di tutte le cose che ho detto prima, cioè aborto, divorzio, eutanasia e così? Sì, lo so, ma adesso andate vedendo, dice, non c'è problema. E no, sarai responsabile, perché se fino ad oggi non lo sapevi e sarai chiamato in giudizio di questa tua militanza in quel partito, d'oggi in avanti sarai ancora più responsabile. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo, perché saremo responsabili dei peccati dei nostri governanti, come i nostri governanti saranno responsabili dei peccati che faranno fare al popolo a causa delle leggi inique, perché poi le leggi creano uno stile di vita, creano una morale. Adesso che è stata fatta in Italia la legge sulle unioni civili di persone dello stesso sesso, è diventata una cosa normale. Voi pensate che al nord 6 giovani su 10 si definiscono bisessuali,
Se il giovane su 10 è una catastrofe, se un giovane si definisce bisessuale, avrà l'ideale della famiglia, avrà l'ideale dei figli? Sicuramente no. Avrà l'ideale del matrimonio cristiano? Assolutamente no. È una cosa veramente catastrofica quella che noi stiamo vivendo. Si sente basso. Dalla diretta si sente basso. Allora, alziamo un pochettino. Alzare senza rimbombare, se possibile. Vediamo. Dunque, qual è la risposta dell'amare il prossimo come se stessi per un politico? Vivere l'impegno politico con un servizio. Prospettiva, dice il Santo Padre San Giovanni Paolo II, luminosa quanto esigente. Non è facile vivere la politica con un servizio, perché quando si entra in quella macchina burocratica e poi di relazioni politiche e poi di favoritismi, si viene fagocitati. Non è facile. Però è vero anche che è possibile. È difficile, ma è possibile. Noi in Calabria abbiamo avuto degli esempi luminosi di politici calabresi che hanno vissuto la politica come servizio. E qui mi sono venuti in mente, ad esempio, Antonino Anile di Pizzo Calabro, che fu sottosegretario e in seguito ministro della pubblica istruzione, poeta e scienziato di grande valenza, un uomo integerrimo. Aveva scrupoli morali, si disse, che gli impedirono persino di aiutare i suoi più intimi amici. L'onesto non era da lui valicabile, così non concepiva nemmeno che si potessero conferire incarichi ad amici sfuggendo al giusto controllo legale. E invece oggi voi pensate quanti politici portano parenti, familiari stretti, no? Che gli danno stipendi esosi perché sono i loro familiari. E poi un altro esempio di politico calabrese che è Vito Giuseppe Galati di Vallelonga. Ecco, anche lui un uomo integerrimo, tant'è che aveva il coraggio persino di redarguire e di correggere, e questo vale per noi che siamo un fratello, i sacerdoti che andavano a chiedere favoritismi. Lui li redarguiva e diceva: tu non puoi venire a chiedere un favore, no, a me che sono un politico, per te stesso, perché la tua funzione è per il bene sociale, per il bene della comunità, come anche la mia funzione. Ecco, purtroppo oggi sappiamo che di questi politici ce ne sono pochi, ma in Calabria abbiamo avuto queste stelle, ce n'è anche qualche altro. Dunque, esige anche questo impegno di servizio a favore del prossimo una grande competenza nello svolgimento del proprio dovere e una moralità a tutta prova nella gestione disinteressata e trasparente del potere. Quindi disinteressata e trasparente. Chi si mette in potere. Si mette in politica, deve sapere che deve, piuttosto che ricevere, dare. Ecco, non perché Angela è qui, però io so quello che lei fa. Lei cammina e sta camminando in questi giorni per tutta la Calabria a spese proprie, giusto? Da due anni. Non è finanziata da nessuno, prende i soldi di tasca propria e li impegna per il bene degli altri. Quindi è questo che devono fare i politici, non invece prendere i soldi degli altri per metterli nelle proprie tasche. Dunque, d'altra parte, la coerenza personale del politico ha bisogno di esprimersi anche in una corretta concezione della vita sociale e politica che egli è chiamato a servire. Sotto questo profilo, un politico cristiano non può non fare costante riferimento a quei principi che la dottrina sociale della Chiesa ha sviluppato nel corso del tempo. Essi, come è noto, non costituiscono un'ideologia e nemmeno un programma politico, ma offrono le linee fondamentali per una comprensione dell'uomo e della società alla luce della legge etica universale presente nel cuore di ogni uomo. E potremmo anche citare con profondità i 10 comandamenti. Basterebbe che i politici facessero riferimento ai 10 comandamenti per promulgare le loro leggi e già la società si troverebbe molto meglio. Ma soltanto pensare, non uccidere, non ci sarebbe la legge più sull'aborto, né la legge i dati, di cui poi magari poi parlerà Angela, o si vuole fare la legge sull'eutanasia.
e potrei citare altre cose, non commettere l'adulterio, non ci sarebbe la legge sul divorzio, e così tante altre leggi immorali che vanno a distruggere sia la famiglia sia l'intera società. Essi, come è noto, non costituiscono, dicevo, un'ideologia, nemmeno un programma politico, ma offrono le linee fondamentali per una comprensione dell'uomo, della società, alla luce della legge etica universale, presente nel cuore di ogni uomo e approfondita dalla rivelazione evangelica. Questo è scritto nella Sollecitudo Rei Socialis. Ecco, adesso vorrei passare proprio ad un'indicazione chiara per i cristiani che vogliono impegnarsi in politica. Ditemi voi quando il tempo è già. Tutto il tempo. Ecco, basta che voi mi dite. C'è una nota dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede, sotto il pontificato di San Giovanni Paolo II, a firma del cardinale Josef Ratzinger, oggi Papa Emerito Benedetto XVI, quindi un uomo tra i più intelligenti del nostro tempo e di una cultura eccelsa, per chi lo conosce. È stato definito dal cardinale Müller il Mozart della teologia, cioè un genio della teologia. Dice qui il cardinale Ratzinger: l'impegno dei cristiani nel mondo in 2000 anni di storia si è espresso seguendo percorsi diversi. La Chiesa venera tra i suoi santi numerosi uomini e donne che hanno servito Dio mediante il loro generoso impegno nelle attività politiche e di governo. Quindi non è vero che i cristiani non debbano impegnarsi pubblicamente, apertamente nella vita politica, anzi è un loro preciso dovere impegnarsi in questo, a seconda della vocazione che hanno ricevuto, cioè della chiamata che Dio ha dato loro e secondo le competenze specifiche che hanno. Tra di essi, San Tommaso Moro, proclamato patrono dei governanti e dei politici, seppe testimoniare fino al martirio la dignità inalienabile della coscienza, illuminata chiaramente dalla fede, pur sottoposto a varie forme di pressione psicologica, rifiutò ogni compromesso e senza abbandonare la costante fedeltà all'autorità e alle istituzioni legittime che lo distinse, affermò con la sua vita, con la sua morte, che l'uomo non si può separare da Dio né dalla politica, dalla morale. Dunque, Dio e uomo devono camminare insieme, politica e morale e fede devono camminare insieme. Tant'è che c'è una bella enciclica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, fede e ragione non sono separate, camminano insieme. La ragione viene illuminata dalla fede e la fede si fa aiutare dalla ragione in alcuni ambiti dell'aspetto umano e sociale. I fedeli laici, continua questa nota, non possono affatto abdicare alla partecipazione politica. I fedeli laici non possono abdicare alla partecipazione politica, perché, come ho detto prima, se i cristiani non si impegnano in politica, altri prenderanno il loro posto e faranno leggi inique. E coloro che non hanno ricevuto questa chiamata saranno responsabili di non aver risposto a Dio e vedranno nel giorno del giudizio quanto bene potevano fare con la loro attività politica e non l'hanno fatto. Ossia, alla molteplice variazione economica, sociale, legislativa, amministrativa e culturale, destinata a promuovere organicamente e istituzionalmente il bene comune. Quindi la stella polare che deve guidare l'azione politica del cristiano è il bene comune, non il bene dei cristiani, ma il bene di tutti. E come fa appunto il cristiano a ricercare il bene di tutti e non soltanto quello dei cristiani? Mettendo in pratica quelli che sono i principi fondamentali della legge morale naturale, iscritta nel nostro cuore, che va bene per tutti. Non uccidere non è solo dei cristiani, è di tutti noi. Ma anche non commettere l'adulterio non è solo per i cristiani, è di tutti gli uomini. Non dire falsa testimonianza non è solo dei cristiani, è di tutti gli uomini. Noi abbiamo avuto dei politici che si possono veramente caratterizzare come dei grandissimi bugiardi. Questa è la realtà. Quindi loro sono bugiardi e creano una generazione di bugiardi. Se voi vedete oggi, scusate, sono molto esplicito, ma devo dire le cose come stanno, oggi la bugia sembra essere diventata uno stile quotidiano della vita politica. È una cosa assurda,
che ci mettono su tutti i temi e dicono bugie su bugie, costruiscono sempre una serie di bugie che poi, anche se scoperte, vengono ancora difese come se fossero verità. E i cristiani votano dei bugiardi che per anni ci hanno ingannato. Questo è assurdo. Gesù cosa ha detto? Io sono la via, la verità e la vita. Io sono la via, la verità e la vita. E uno dei comandamenti dice non dire falsa testimonianza. E invece noi abbiamo dei politici che si dicono anche cattolici, che magari dicono di andare a messa tutti i giorni, che dicono bugie dalla mattina alla sera. Non sono chiaramente più politici cattolici. Non seguono più i dettami della legge morale naturale, né del Vangelo. Tant'è che qualcuno ha detto anche pubblicamente che non ha giurato sul Vangelo. E poi c'è qualcuno che giurando sul Vangelo lo rinnega in quello che dice. Quindi, cristiani, dobbiamo aprire gli occhi e saper vedere le cose come stanno, oggettivamente, concretamente. Non lasciarci ingannare da questa mistificazione del linguaggio. Perché oggi c'è questo, no? Con il linguaggio si dice una cosa e poi nei fatti si fa altro. Oppure si dice una cosa che in realtà significa un'altra cosa. Faccio soltanto un esempio. Quando si parla di interruzione volontaria della gravidanza, in realtà bisogna chiamarla con il suo nome, aborto, oppure maternità per altri, no, bisogna chiamarla con il suo nome, utero in affitto, schiavitù delle donne del terzo mondo, compravendita della vita umana. Capite? Cioè c'è una mistificazione del linguaggio che fa paura oggi. Dunque, la presente nota, dice il Cardinale, non ha la pretesa di proporre l'intero insegnamento della Chiesa in materia dottrina sociale della Chiesa Cattolica, riassunto, peraltro, nelle sue linee essenziali, nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Io continuo ad affermare che oggi bisogna fare riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, perché si sentono oggi tante voci che contrastano con il Catechismo della Chiesa Cattolica, anche da parte di chi invece lo dovrebbe insegnare. Ma fino a quando il Catechismo della Chiesa Cattolica non viene cambiato, è valido. Nessuno può dire il contrario del Catechismo della Chiesa Cattolica. Se lo dice, non è più cattolico. Chiaro. Oppure cade in un'eresia o morale o dottrinale di fede. E sappiamo bene quali sono le conseguenze per chi cade nell'eresia. Chi cade nell'eresia incorre ipso facto e date sentenze della scomunica. E la scomunica vuol dire che si è fuori dalla Chiesa Cattolica. Quindi il Catechismo richiama questa nota dottrinale del Cardinale Ratzinger, rimane il punto di riferimento fondamentale per tutta la dottrina sociale della Chiesa e di tutti coloro che si chiamano cristiani e vogliono seguire i dettami della Chiesa. La libertà politica, continua il Cardinale, non è né può essere fondata sull'idea relativista che tutte le concezioni sul bene dell'uomo hanno la stessa verità e lo stesso valore. Tant'è che oggi abbiamo ascoltato in Parlamento, oggi diciamo un termine, abbiamo ascoltato dentro l'aula parlamentare dei politici che persino propongono il matrimonio interspecie. Ma voi ci pensate dove siamo caduti? Cosa vuol dire il matrimonio interspecie? Che tu ti puoi sposare con un animale, un cane, una pecora, un asino. È assurdo questo. Nel Parlamento italiano, e ci sono dei parlamentari laureati, dottori universitari, che propongono i matrimoni multipli, cioè tra due uomini, tre donne, cinque donne, sei uomini. A questo punto in Italia, e se i cristiani non correranno ai ripari in questa situazione, queste leggi saranno fatte. Tant'è che a breve in Germania, per esempio, è già legale l'incesto, si possono sposare tra fratello e sorella legalmente, e questo si vuole far passare anche in Italia. Guardate che è un abominio, e il Signore ci chiamerà al suo giudizio come Ponzio Pilato se ci siamo lavati le mani. È una cosa seria. E i vostri figli, i nostri giovani, avranno come modello di vita queste leggi blasfeme, anticristiane, antiumane, bestiali. È una cosa seria. Cioè noi stiamo vivendo un tempo drammatico, voglio proprio accettare, un tempo drammatico, e molti non si rendono conto.
È qualcosa di assurdo quello che sta accadendo sotto i nostri occhi tutti i giorni. Dunque, non è compito della Chiesa, dice il cardinale in questa nota, formulare delle soluzioni concrete e meno ancora soluzioni uniche per questioni temporali che Dio ha lasciato al libero e responsabile giudizio di ciascuno, anche se è suo diritto e dovere pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando ciò sia richiesto dalla fede o dalla legge morale. Cioè la Chiesa ha il diritto e il dovere. Allora, dite voi quando sto andando. Vai. Quanto ho ancora il tempo? 10 minuti di tempo. Quindi la Chiesa ha il diritto e il dovere di ridere con la sua voce alta e risonante quando i principi fondamentali della fede, della morale, della vita umana vengono trasgrediti. E invece abbiamo visto ad esempio quello che è successo a Torino, la città di Angela, qualche tempo fa, che un camion con una scritta no gender è stato impedito di poter fare questa pubblicità contro questa ideologia che io definisco diabolica. Sapete cos'è il gender, no? Il gender dice praticamente che un bambino, una bambina, non nasce maschio o femmina, ma può decidere la sua sessualità. Questo è un assurdo sotto tutti i punti di vista. Ce l'abbiamo scritto, non so se in sala c'è qualche medico, nel nostro patrimonio genetico, in ogni singolo cromosoma, se siamo uomini o se siamo donne. E quando andremo in paradiso, Dio non ci riconoscerà se non ci vedrà secondo il suo progetto. Se ci ha fatti uomini, vuole trovare degli uomini, non degli uomini falsificati come donne, che hanno distrutto il proprio essere per delle carenze affettive. Non stiamo qui a giudicare le ferite che possono avere, assolutamente, ma non si può stare a giustificare quello che è totalmente contro natura. Il cristiano ama tutti, è chiaro, ama anche i peccatori, ama anche quelli che sono andati a finire fuori strada, ma devi dire con chiarezza sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. E invece questa chiarezza oggi in giro non c'è. Ecco, allora devo salutare tante cose, perché mi hanno dato 10 minuti. No, no, no. Vai avanti bene. Va bene. Né il cattolico può pensare di delegare ad altri l'impegno che gli proviene dal Vangelo di Gesù Cristo. Chi si vergognerà di me e delle mie parole, anch'io mi vergognerò di lui quando verrò nella gloria del Padre mio con gli angeli santi. Attenti, noi dovremmo rispondere a Dio delle nostre azioni, non agli uomini. San Pietro e San Giovanni, quando sono stati portati davanti al Sinedrio, che era soltanto non un'autorità religiosa ma anche un'autorità politica, e quando gli è stato intimato dal sommo sacerdote non dovete più parlare di queste cose, lui gli ha detto: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ed era in quel momento la più alta autorità politica e religiosa del popolo di Israele. Noi cristiani dovremmo rispondere di questo se avremmo abdicato alla nostra coscienza. Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, infatti, i credenti devono sapere che è in gioco l'essenza dell'ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona, non il bene soltanto economico, perché adesso ci sono partiti che portano avanti soltanto l'aspetto economico e poi dall'altra parte l'aspetto antropologico, l'aspetto della vita, l'aspetto della famiglia, lo distruggono completamente, volendo dare soltanto il pane ai popoli, pensando di risolvere così il problema dei popoli. Ma Gesù cosa ha detto? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perché noi abbiamo l'anima. Qui abbiamo un panettiere che tutti i giorni fa decine di chili di pane. Non basta solo il pane, infatti lui si nutre anche della parola di Dio, non soltanto del pane, e della preghiera. Quindi abbiamo bisogno del pane sicuramente, ma principalmente del pane della vita eterna, che è la parola di Dio e che è anche il pane dell'Eucaristia. Dunque, e questo è il caso delle leggi civili in materia di aborto, di eutanasia, da non confondersi con la rinuncia all'accanimento terapeutico, al quale è antimoralmente legittima, che devono tutelare il diritto primario alla vita a partire dal suo concepimento fino al suo termine naturale.
La vita va difesa sempre. Voi pensate quello che sta avvenendo, e mi avvio verso la conclusione, in Danimarca, dove è stata approvata una legge, non più dell'aborto, ma di eliminare tutti i feti, i bambini down. Voi conoscete dei down? Anche io ne conosco, sono simpatici, sono intelligenti, sono dei down che sono laureati, hanno tante caratteristiche e qualità, possono avere una vita felice. Perché bisogna ucciderli? Con l'omicidio dell'aborto, eppure in Danimarca non si fa più nascere un bambino down. È una eugenetica nazista, una selezione degli esseri umani. Si vuole ancora una volta la razza ariana. Hitler è in mezzo a noi, però adesso si presenta con un volto diverso, si presenta con un volto bonario, con un volto che vuole portare il progresso ai popoli, ci presenta i diritti civili come diritti civili, e sono dei veri e propri diritti. E adesso penso che posso concludere. Se la politica, come abbiamo detto all'inizio, è la più alta forma di carità sociale, e se al contempo è il più grande servizio che l'uomo fa in favore del bene comune, i santi sono i più grandi politici. Pensate a San Francesco da Paola, quello che ha fatto a livello sociale e quello che ha fatto per influenzare la politica dell'intera Europa attraverso il re di Francia. Un grande santo che ha cambiato le sorti dell'Europa attraverso i regnanti, che l'aveva chiamato alla sua corte per guarirlo. Il Papa aveva intimato a San Francesco di Paola la scomunica se non guariva il re, ma Francesco non l'ha guarito e invece lo ha convertito. E il re è morto totalmente contento anche della sua malattia e della sua sofferenza, pienamente abbandonato la volontà di Dio, e ha fatto delle scelte secondo l'indicazione del santo anche. Dunque, i santi, dicevo, sono i più grandi politici perché hanno messo la loro vita a servizio di Dio per il maggior bene dei fratelli e così edificare quello che San Giovanni Paolo II definiva la civiltà dell'amore e per orientare tutte le realtà terrene verso il fine ultimo che è il regno dei cieli, dove la giustizia, la pace e l'amore avranno stabile dimora. Anche noi, come cristiani cattolici e in particolare coloro che fra di noi hanno sentito la vocazione l'impegno politico, come Angela, che ha verificato bene prima di mettersi in questo impegno, con vari sacerdoti e anche con varie persone di grande spiritualità, siamo chiamati a questa altissima missione di realizzare la città dell'uomo secondo il progetto di Dio e in tal modo santificarci e santificare per un giorno partecipare alla pienezza della vita e della gioia che non avrà fine nella comunione della famiglia divina, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, assieme ad una moltitudine di figli e di fratelli per l'eternità. Amen. Grazie a tutti. Allora, bene, grazie Padre Pietro. Adesso diamo la parola a Don Carlo, che doveva darci i saluti iniziali, ma adesso passo la parola a lui perché gli argomenti più importanti sono quelli che ci trasmettono i sacerdoti, perché sono le nostre guide. Poi secondariamente parlerò anch'io, ma prima diamo voce ai sacerdoti. Innanzitutto do il benvenuto a tutti voi, in modo particolare a Don Pietro e alla signora Angela Ciconte, per questa bella iniziativa. E mentre ascoltavo volentieri con Don Pietro, pensavo che i cristiani devono essere ogni giorno dei martiri, testimoni. Dobbiamo andare controcorrente, Gesù ce l'ha detto. Siate del mondo ma non siate del mondo, e pensavo che forse ero uno dei pochi sacerdoti che a volte vengo identificato come il prete che bacchetta sempre, che dice la verità in faccia, ma bisogna avere coraggio, perché oggi si ha paura di dire la verità, non si pensa, noi pensiamo, dice, siccome la verità fa male allora è meglio stare zitti, ma proprio la verità è stata messa in croce. E allora ringrazio il Signore perché questa sera Don Pietro ci ha spronati, ecco, ad essere cristiani coraggiosi, ad annunciare questa verità che fa male, però una volta che viene annunciata e viene, ecco, calata nel cuore dell'uomo, prima o poi questa verità avrà il suo effetto. Allora, ecco, continuiamo ad ascoltare i nostri relatori. Ascolteremo adesso la signora Angela Ciconte e
rinnovo ancora a tutti voi, ecco, il benvenuto. Allora, abbiamo sentito le belle parole di Don Pietro, abbiamo sentito Don Carlo che ha parlato di coraggio. Ecco, secondo me essere esempi di questo coraggio può aiutare chi la pensa come noi, ma non ha quel coraggio. Vedere alcune persone che tracciano la strada, danno l'esempio, possono veramente essere quell'argine che aprirà questo fiume che diventerà un mare, il mare della verità, quella menzogna travestita da verità che deve invece trasformarsi in verità vera, quella verità che è inepugnabile, ecco. Ora io allora mi presento e dico perché mio padre Pietro ci conosciamo, perché è una cosa, Dio è fantasioso, veramente. Nella mia vita ho sempre fatto questa esperienza. Chi non crede pensa che seguire Dio, chissà che vita noiosa, bisogna fare. No, è una vita fantastica seguire Dio, perché veramente ci porta in strade che non avremmo mai nemmeno immaginato che esistono. Noi ripercorreremo sempre le solite quattro strade conosciute, invece lui che conosce tutto, se diciamo il nostro sì in abbandono totale, credendo in lui che ci ha donato la vita e quindi vuole il meglio per noi, se ci abbandoniamo veramente alla sua volontà e a fare quel disegno meraviglioso che più di noi ha già immaginato prima ancora che noi nascessimo, ecco, ci porta veramente su strade meravigliose. Una di queste strade mi ha portato a padre Pietro e vi spiego perché. Allora io ho sentito, vabbè, prima di tutto la chiamata per il cammino di fede, ovvio, però poi quando mi sono trovata per puro caso, adesso vi farò vedere delle slide, ma vi anticipo un qualcosina, giusto così, quando ho sentito questa chiamata all'interno del popolo della famiglia, proprio il primo giorno quando il popolo della famiglia è nato, l'11 marzo del 2016, proprio perché non mi ero mai occupata di politica, perché non la capisco, non la capivo, perché non mi piaceva, perché non mi riconoscevo in nulla di quello che era la politica fino a quel momento, quando invece ho sentito i nostri fondatori, Maria Di Nofi che è presidente, l'avvocato Gianfranco Amato e anche il nostro segretario nazionale Nicola Di Matteo, e parlavano sì di politica ma con gli insegnamenti di Dio, ecco, ho sentito anche lì la chiamata. Come ha detto padre Pietro, prima mi sono informata con sacerdoti, anzi col nostro cardinale, il cardinale di Torino, prima di mio figlio Poletto, Monsignor Poletto, poi vabbè, noi siamo accompagnatori a Medjugorje con mia chiesa padre Ioso, Visca, Maria, e poi abbiamo chiesto a padre Livio, tutti ci hanno incitato ad andare avanti e noi ci siamo fidati. Però all'interno del popolo della famiglia io ho voluto mantenere, siamo tutti sulla linea, appunto avendo il programma basato sul compendio della dottrina sociale della Chiesa, siamo tutti che proveniamo da questo cammino comunque di fede, aperti anche a chi è laico e condivide con noi pienamente i nostri valori, però la maggioranza di noi all'interno del movimento siamo che proveniamo da queste strade. Ci sono tantissimi accompagnatori, guide medjugorjane, addirittura il presidente dell'AIAS, l'associazione italiana accompagnatori santuari mariani, insomma. E all'interno del popolo della famiglia c'è un profilo Facebook, perché i media, che hanno paura della verità, non vogliono far venire fuori la verità, ci oscurano su tutti i fronti. Anzi, adesso dopo 2 anni finalmente qualcosina sta uscendo, ma noi per 2 anni siamo stati completamente tacitati. Allora Maria Di Nofi ha deciso di creare un profilo Facebook, anzi se avete Facebook andate, si chiama Popolo della Famiglia TV, e io all'interno del Popolo della Famiglia TV ho uno spazio dove parlo una volta alla settimana. L'anno scorso si chiamava Il Tempo della Regina della Pace, quest'anno si chiama La Luce della Gospa, giusto per rimanere in tema. E padre Pietro seguiva le nostre dirette, mie e di mio marito. E io ancora non sapevo che esisteva padre Pietro. Poi padre Pietro ha incontrato mio marito a Medjugorje, si sono scambiati i numeri di telefono, ma la conoscenza vera e diretta è avvenuta nei primi mesi, appunto, che io ero all'interno del movimento, perché, e qua c'è sempre l'unione, no? Torino-Calabria, io sono, i miei genitori sono calabresi, io sono nata a Torino, ma vengo tutti gli anni, amo la Calabria, conosco, ho tantissimi amici calabresi, anzi veramente, non lo dico per dire, ma ho proprio il richiamo di,
a questa terra. E adesso che sono qui da tanti mesi, io proprio ho un legame forte con le persone di qua, perché comunque sono tutte persone buone. Quando questa di nuovo di incidenza, ho una mia amica di Torino che è una parrocchiana di Padre Pietro, quando viene qua in Calabria, e io e Padre Pietro ci siamo conosciuti per salvare una vita. Perché quella mia amica mi ha chiamato insieme a Padre Pietro dicendomi di una ragazza a Torino che era a rischio di aborto, perché io per 9 anni sono stata presidente di un centro di aiuto alla vita. Parlando con Padre Pietro ho capito la profondità spirituale, perché ma non per merito suo, eh. È timido. Allora io ho chiesto a lui, per arrivare al sodo e al motivo, io ho accettato sì di diventare un attivista del movimento, ma come ho accettato inizialmente di essere un presidente di un centro aiuto alla vita, quando facendo volontariato a Medjugorje durante la guerra da Suor Cornelia, da Suor Josipa, ora porta avanti la comunità sua sorella Suor Cornelia, Suor Josipa mi aveva detto ai volontari: ricordatevi bene una cosa, qualsiasi cosa facciate mettete al centro Dio, altrimenti la vostra missione prima o poi devierà. E io ho detto, aprendo il centro aiuto alla vita, ho detto sì, posso farlo mettendo al centro Dio. Stessa cosa all'interno del popolo della famiglia, sì, posso farlo, ma mettendo al centro Dio. Allora ho chiesto a Padre Pietro da subito di farmi la guida spirituale, proprio nello specifico, per condurmi in questo percorso all'interno del popolo della famiglia, del movimento politico. Lui, per grazia, ha accettato, e quindi prima ancora, tanto tempo prima ancora di essere candidata in Calabria, la mia guida spirituale era un sacerdote calabrese. Quindi qui vedo la fantasia di Dio, no? Aveva già creato dei presupposti, e quindi io ringrazio di questo. Ora però vi parlo del movimento. Mi alzo perché ho fatto delle slide per questa sera, scusi, grazie. Voglio, questa sera faccio come il nostro segretario nazionale, parlo con le slide. Allora, comunque, il popolo della famiglia è nato, perché c'è stata l'esigenza di creare il popolo della famiglia, perché ci sono stati 3 family day, tra cui l'ultimo al Circo Massimo, il 30 gennaio del 2016, oltre 1 milione di persone erano scese in piazza per chiedere ai nostri politici di non approvare quello che poi sarebbe stato approvato, i DDL di Cirinà, che di fatto sono le unioni civili. Ora, i nostri politici, anche quelli cattolici, non hanno ascoltato questa richiesta, comunque di un popolo. E di lì a poco, come sappiamo, di DDL Cirinà è passato. Allora, l'avvocato Gianfranco Amato e Maria Di Norfi hanno avuto questa felice intuizione di dire no. Oramai le piazze sono veramente come un ruggito del topo. Non interessa ai nostri politici quello che è la volontà del popolo, anche se quella politica dovrebbe esprimere la volontà del popolo. Ecco, ai nostri politici non interessa. I nostri politici devono perseguire un piano che viene dall'alto, nel pensiero unico, che vuole distruggere quello che è l'uomo. Lo vuole distruggere attraverso la distruzione della famiglia, attraverso la distruzione dell'identità della persona. Perché nel momento in cui la persona non ha più famiglia, non ha più identità, per i nostri politici è più facile dominarci, guidarci in quello che è il loro percorso, ma non è il nostro. Quindi siccome noi siamo la maggioranza come popolo, dobbiamo prendere coscienza di quello che sta avvenendo e dobbiamo dire un chiaro no e reagire per quello che sta avvenendo. Allora cosa è successo? L'11 marzo del 2016, appunto, l'avvocato Gianfranco Amato, Mario Di Norfi e Nicola Di Matteo hanno fatto questa assemblea costituente che di fatto ha fondato il popolo della famiglia. Se mi giri le slide, ti ringrazio. Adesso. Ecco, questo è il nostro presidente Mario Di Norfi, che tra l'altro è stato qua in Calabria pochi giorni fa alla Mezza del Terme Soveria Mannelli. Cosa potremmo fare il 4 marzo 2018?
Praticamente queste votazioni si faranno in base a Rosatellum, che di fatto è stato scritto e votato da tre forze, PD, Forza Italia e Lega. Non esiste alcun premio di maggioranza per evitare che ci sia una coalizione vincente, quindi non dobbiamo intimorirci dai numeri, perché i numeri non servono in questo caso, e neanche con il 45% c'è la sicurezza che ci sia una maggioranza. Anzi, le coalizioni sono addirittura proprio partiti che di fatto non hanno un leader e non hanno nemmeno un programma in comune. Quindi, cosa siamo? Cosa sono centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle? Concorrenti effettivi? No. I concorrenti effettivi di un sistema a base proporzionale dove le coalizioni sono finte, senza programmi e leader comuni, sono i singoli dei partiti. Tra l'altro, ricordiamo bene, non c'è più né destra né sinistra, perché comunque a livello valoriale sono interscambiabili. Abbiamo visto in questi mesi, nella vecchia legislatura, che cosa è successo. Il centrosinistra ha proposto delle leggi, che sono il divorzio breve, il DDL Cirinà e le DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Ma queste leggi non sarebbero mai passate se il centrodestra non le avesse votate. I 5 Stelle sono asserviti allo stesso potere, sta di fatto che noi ci troviamo con una vecchia legislatura che ha accettato queste leggi. Tra l'altro, torniamo al discorso di prima di Padre Pietro, che parlava della menzogna travestita da verità, no? Ci hanno fatto credere che con le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, le persone che soffrono, portando il caso pietoso di DJ Favo, le persone che soffrono possono decidere di morire, di anticipare la morte per annullare la sofferenza. Di fatto, non ci hanno detto, in questa grande menzogna, che la morte per fame e per sete, perché di questo si muore con le DAT, avviene nel modo più sofferente possibile, perché chi muore di sete, anche in profonda sedazione, sente quella profonda sofferenza. Ne è un caso come dire, chiaro, la morte di Ruana Englaro. Lei è morta, disidratata e per fame, e c'è proprio, ci sono tantissime pagine che descrivono gli spasmi, i dolori, che anche sotto profonda sedazione sopportava. Allo stesso tempo, dare in mano, e prossimamente, se non fermiamo la prossima legislatura in cui verrà richiesta l'eutanasia e verrà approvata, se non ci sarà un movimento di rottura come il Popolo della Famiglia, che unanimemente dirà un chiaro no, perché centro-sinistra, centrodestra, centro-sinistra e 5 Stelle sono unanimi nell'accettare questo, se passerà la legge sulla eutanasia, significherà che lo Stato potrà decidere come e quando ucciderci. Noi in pratica stiamo dando allo Stato una pistola carica con cui poterci sparare. Ma ricordiamo una cosa, la famiglia è stata distrutta, ma solo la famiglia può curare i malati, perché la famiglia li ama. Lo Stato non può amare il popolo, ce lo sta dimostrando continuamente, perché lo Stato deve fare solo ragionamenti in base se noi siamo un costo o un beneficio per lo Stato. Nel momento in cui noi diventiamo un costo, lo Stato ci elimina, esattamente come è successo con la legge 194 per l'aborto. Era stata creata per quei casi limite in cui c'erano effetti malformati, piuttosto che le mamme gravemente psichiatriche non potevano portare avanti la gravidanza. Di fatto la legge 194 per l'aborto, che è comunque un omicidio, è stata un anticoncezionale di massa. Mancano 5 milioni di persone all'appello, e ci hanno dimostrato che se mai passerà l'eutanasia, come è successo al piccolo Charlie Gard, che malgrado avesse una famiglia che voleva curarlo e poteva curarlo, lo Stato ha deciso e il piccolo Charlie Gard è morto, noi potremo essere quei grandi e piccoli Charlie Gard che verremo soppressi se questa legge mortifera passerà. Quindi dobbiamo assolutamente fermare queste leggi. Partiti centrosinistra, che cosa hanno fatto? Guardiamo un po', perché, come diceva Padre Pietro, non solo diventeremo complici di quello che avverrà, ma abbiamo la responsabilità di informarci prima per far sì
che dobbiamo fermare questo scempio, ma non tanto per noi, perché qua siamo tutti adulti, ma per i nostri figli. Quale futuro lasciamo ai nostri figli? Abbiamo il dovere di difenderli da questo futuro che diversamente è già prescritto per il fallimento totale e per l'impoverimento, la bruttura totale. Noi dobbiamo difendere, dobbiamo dare a loro quello che perlomeno abbiamo avuto noi fino a poco tempo fa, fino all'inizio di queste veramente leggi mortifere e false che ci vengono imposte. Centrosinistra, che cosa ha fatto finora? Le peggiori leggi, antivita, antifamiglia. Abbiamo, come ho detto prima, visto le DDL Cilinà, il divorzio breve e le DAT. Nessuna legge sarebbe mai passata, come ho detto prima, senza il voto decisivo degli eletti del centrodestra. E vediamo anche come è avvenuto tutto questo. Su 630 deputati in Parlamento ci dicono, ci hanno detto finora, per 40 anni ci hanno detto: ah, i cattolici mettiamoli nei vari partiti, così porteranno la voce dei cattolici, che sono messi lì come delle tazzine in vetrina, giusto per essere lo specchio per le allodole, come adesso stiamo vedendo ad esempio nella Lega. Abbiamo dei cattolici in quarta posizione, con però al primo posto chi fa leggi contro la nostra morale, giusto per far sì che quei cattolici che non stanno comprendendo cosa sta avvenendo danno il loro voto, danno la loro fiducia. Abbiamo appena visto Salvini che ha fatto vedere Rosario e Bibbia, no? Per confondere, quando invece le leggi che fanno anche solo per la prostituzione, ma anche solo perché hanno la Buongiorno capolista, che assolutamente contro la famiglia, contro la vita e quant'altro, ecco, queste sono le menzogne attuali. Ci fanno vedere una cosa per far sì che quello specchio per allodole portino a loro quei voti necessari per poi fare delle leggi contro di noi. Ma noi perché dobbiamo accettare tutto questo? Possiamo questa volta veramente decidere. Su 630 deputati, 19 in tutto il Parlamento, anche se abbiamo 100 politici parlamentari cattolici, quindi nemmeno quei 100 presenti in Parlamento hanno dato, anche spalmati sui vari partiti, hanno dato il loro dissenso. Perché su 630, 19 sono stati contrari per il divorzio breve, 37 contrari per le DAT, e hanno quindi fallito. Questo è il motivo per cui è nato il popolo della famiglia. Noi non vogliamo essere spalmati, dei cattolici spalmati come marmellata o Nutella in questo scempio di Parlamento. Noi vogliamo essere un'identità, un'entità che entrerà in Parlamento per dire in maniera compatta e univoca quel no, per essere quell'ago della bilancia, quella barriera a queste leggi mortifere. Se solo Alfano e Lupi avessero detto di no, invece di pensare alla poltrona, avessero pensato al bene dell'Italia, ma anche al loro bene, perché poi alla fine queste scelte così sbagliate non pagano. Il conto viene presto, e non di anche al pettine, ecco. Se loro avessero fatto quello che noi faremo adesso, ora che entreremo in Parlamento, ecco, il popolo della famiglia non avrebbe avuto ragione di esistere. Siamo nati perché vogliamo entrare in Parlamento, perché noi siamo un popolo, un movimento di persone, uomini e donne semplici. Noi non abbiamo quel linguaggio fornito dei politici, non ci interessa nemmeno averlo, perché noi, anzi loro, con quel linguaggio hanno distrutto l'Italia. Noi vogliamo essere veri, vogliamo andare alla radice del problema. I problemi dell'Italia quali sono? La denatalità. I nostri figli li uccidono. Facciamo arrivare donne di altre culture qua per fare più figli. Verremo annacquati, come noi non esistiamo già più tecnicamente come popolo italiano, perché le morti degli italiani superano di gran lunga le nascite. Se non prendiamo coscienza di questo, veramente quando andremo a votare potremo, come dire, dare il colpo di grazia alla possibilità invece di fare qualcosa e di invertire questa rotta. I partiti di centrosinistra, quello che hanno fatto l'abbiamo visto, vediamo che cosa faranno. Hanno già detto che vorranno liberalizzare le droghe. Vabbè, le droghe leggere, ma le droghe sono droghe, non c'è droga leggera, non c'è droga pesante. C'è qualcosa che va a rimbambire la testa dei nostri figli. Se noi amiamo i nostri figli, dobbiamo difenderli. Vorranno anche abolire l'obiezione di coscienza. Quello che ancora aiuta oggi la sanità di un medico, che può dire un no di
qualcosa che va contro la propria coscienza, ecco, nella prossima legislatura verrà annullato, perché se viene annullato l'obbligo di coscienza, i medici saranno obbligati a procurare gli aborti, a procurare l'eutanasia, dimenticando assolutamente qual è la loro scienza. Loro giuravano, col giuramento di Ippocrate, che mai avrebbero dato medicinali che avrebbero procurato la morte, nemmeno se fosse richiesto. Ecco, hanno annullato da 10 anni oramai i medici, non fanno più il giuramento di Ippocrate. E ora ci introducono le leggi. Le leggi fanno costume, diventa tutto accettabile, perché io, che sono stata presidente di un centro di aiuto alla vita, per anni ho visto donne che non capivano la gravità di quello che facevano, perché tanto c'era la legge. Se c'è la legge, perché si può fare, questo è il costume. In realtà ci sono leggi che non si possono accettare, che non sono per migliorare le nostre vite, perché quelle donne che poi per qualsiasi motivo hanno abortito, e che io non colpevolizzo, sia ben chiaro, quelle donne che hanno abortito e lo Stato le ha indotte a farlo, dopo sono rimaste tutte nella loro tragedia. Io ho visto solo donne devastate da questo grave errore che hanno compiuto, ma se ne accorgono dopo. Cosa faranno ancora? Cosa farà il centro-sinistra, avvalorato come è successo finora dal centro-destra? Adozioni gay, utero in affitto. L'utero in affitto non è l'inseminazione artificiale. Chi pratica l'utero in affitto, come abbiamo visto Ricky Vendola, il fidanzato, perché in Italia non è legale, ma all'estero sì, quindi i nostri italiani che vogliono andare a comprare il prodotto figlio all'estero pagano 100.000 dollari, perché poi alla fine di tutto è solo e sempre una questione economica, sia per l'utero in affitto sia per l'eutanasia, perché ucciderci con una cultura di pentabarbital costa 13 euro, mentre curarci costerebbe molto di più. Acquistare un figlio, che in maniera naturale si fa gratis, fa guadagnare a questi signori che fanno questo centinaia di migliaia di dollari. Ecco, l'utero in affitto, vi spiego che cos'è, praticamente Enti Vendola e il fidanzato ne hanno usufruito pagando, hanno i due signori mescolato il loro seme e lo hanno introdotto nell'ovulo di una donna che prima è stata, come si fa con gli animali per farli ingrossare bene, l'hanno bombardata di ormoni per far sì che questo sperma e nell'ovulo creasse la vita, e qua c'è il costo maggiore, perché questa donna normalmente è di paesi tipo America, intelligenti, colte, ricche, belle, insomma c'è proprio una vasta gamma, una scelta, vengono ben pagate. Una volta che questo ovulo fecondato viene estratto da quell'utero e viene introdotto nell'utero di un'altra donna a basso costo, normalmente nei paesi poveri del mondo, che devono stare per 9 mesi sdraiate, perché non devono, come dire, far rovinare quello che dovranno poi sfornare, perché a quel punto è un forno, e quel bambino che nascerà, se è sano, perché se non è sano imporranno a quella donna di abortirlo, ecco, quel prodotto acquistato è un figlio che queste persone dello stesso sesso, che non possono ovviamente avere da soli, dicono di volere assolutamente perché lo amano. Ma io dico, come si fa ad amare, dire di amare un bambino quando gli togli il bene più prezioso, la mamma? Quella mamma di cui hanno sentito, quel corpo di cui hanno sentito il battito cardiaco per 9 mesi. Quel bambino non potrà mai, tra l'altro, risalire alla vera madre, perché ne ha due. Quindi quei bambini non sono dei soggetti amati, ma sono degli oggetti voluti caparbiamente, egoisticamente, perché non è ai quali non si è data la possibilità che ognuno di noi abbiamo avuto fino ad oggi di avere una mamma. Io, padre Pietro lo sa, mi trovo qua in Calabria candidata, tra l'altro, per questa diocidenza, perché mia madre e mio padre abitano qua in Calabria. Da novembre mia madre si era aggravata, è morta durante la raccolta, anzi nata al cielo durante la raccolta delle firme, e non uno di noi, chi ce l'ha viva e chi ce l'ha già in cielo, soltanto chi ha una mamma e soltanto chi ha un papà può sapere quanto è prezioso. Un padre e una madre rimarranno nel nostro, e viceversa, siamo uno dentro l'altro, sempre.
Quindi perché togliere questo bene prezioso a delle creature indifese che non possono scegliere? Ci sono anche i libri delle favole, questi sono dei libri dove insegnano ai nostri figli la bellezza, tra virgolette, di questi nuovi metodi, no? Una volta quando ero bambina io mi insegnavano della cicogna, adesso ti dicono quanto è bello che Paolo e Giovanni vanno da Crocetta, tanto buona, che gli dà questa gioia di avere il bambino, no? E sono anche accattivanti come immagini, quindi i nostri figli, grazie. Ai nostri figli tolgono la purezza, ai nostri figli suggeriscono cosa diventare, gli riempiono la testa di fandonie e non permettono che il corso della natura compia il proprio percorso di formazione. Ma di questo, come diceva padre Pietro, dovremmo rendere conto a Dio. Guai a chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli. Quando noi andiamo a votare, ma quando anche solo noi facciamo delle scelte di vita comune, o quando quei politici fanno le scelte, queste orribili scelte, dobbiamo ognuno di noi ricordarci che verremo giudicati, ma comunque verremo giudicati anche se non ci crediamo, perché un bambino che trova in un campo, in un prato, una bomba a mano gli tira un calcio pensando che è un pallone, non è che poi quando esplode gli fa meno male, Quindi non è che se noi crediamo o non crediamo, poi quando arriva il momento del giudizio non ci giudicano perché noi non credevamo, Quindi forse il motivo per cui siamo vivi su questa terra è perché dobbiamo fare un percorso e dobbiamo non pensare alle cose materiali, ma come diceva prima il sacerdote, camminare qua ma guardando il cielo. E dobbiamo anche dircelo, noi dobbiamo consigliare i dubbiosi, dobbiamo richiamare chi è nell'errore. E quando noi diciamo che non va bene, come ha detto padre Pietro, non va bene l'unione civile di due uomini o due donne, non è un giudizio che noi stiamo facendo in quel momento, perché noi possiamo anche capire che ci sono delle situazioni di ferite interiori, di percorsi, che hanno portato quelle persone in questo dolore, che gli hanno fatto fare queste scelte, ma questo non significa giustificare. Noi dobbiamo farlo anche per il bene di queste persone, perché comunque non possono essere felici vivendo qualcosa che non è naturale. Stanno cercando la felicità in qualcosa di sbagliato, quindi non possono trovarla. E dire la verità non serve solo a noi per evitare di incorrere in un errore, ma serve anche a loro per uscire fuori da quell'errore e trovare la libertà e la salvezza fisica e interiore. Ecco, questo è quello che insegnano i nostri figli. Non c'è più il genere, c'è quello che senti. Sei un maschio, biologicamente? Ti senti una femmina? Allora sei una femmina. È un po' come dire, come dice sempre la De Mani, che io sono una strafiga imperiale. No, c'è una verità oggettiva delle cose e quella deve rimanere. Ecco, i 5 Stelle sono stati pionieri di un qualcosa che però alla luce di Diego Celina ha anche un certo senso. Abbiamo due parlamentari, no? Carlo Martelli, che ha proposto il matrimonio multiplo tra più persone dello stesso sesso o viceversa. E abbiamo anche chi invece, sempre dei 5 Stelle, Carlo Sibilla, ha proposto il matrimonio di interspecie consenzienti tra uomini e animali. Io vorrei capire chi dei due deve essere consenziente, se l'uomo o l'animale. Lo scopriremo forse. Cane abbaia vuol dire che così. Allora, che cosa vi posso dire, cari amici? Ci riempiono la testa oggi del voto utile. Utile a chi? Ai soliti noti ad entrare in Parlamento? No. Il vero voto utile, cari amici, oggi è quello utile alla nostra coscienza. Se i martiri, no? Visto che qua abbiamo due sacerdoti, avessero pensato alla loro utilità delle cose, non sarebbero mai diventati martiri. Allora il voto utile è quello di, come diceva Don Carlo, essere coraggiosi, andare controcorrente, ma pensare al bene comune, perché noi non siamo qui vivi per noi stessi, che tristezza. Noi siamo qui vivi perché siamo sociali. Dio perché ha fatto l'uomo e la donna? Perché non ci vuole soli. Ma se noi non siamo soli, dobbiamo pensare allora in maniera per il bene della collettività, non per i nostri beni privati, che non ci fanno guardare più in là del nostro naso e che comunque
la felicità non si compra, perché io penso che questi politici, anche con queste, parlo di politici perché questo è il tema, ma chiunque fa qualcosa che non è in linea con quella che è la nostra coscienza ce l'abbiamo, sia che crediamo sia che non crediamo, la nostra coscienza parla. E quindi sia che crediamo sia che non crediamo, quando facciamo qualcosa che va contro il bene della persona, perché ce l'abbiamo iscritto nel cuore il bene o il male, siamo tristi. Quindi l'unico vero voto utile il 4 marzo sarà quello, adesso faccio un po' di propaganda, del popolo della famiglia. Ma perché? Perché il popolo della famiglia è veramente l'unico movimento che ci sta mettendo chiaramente la faccia. Ci vuole coraggio, signori, in campagna elettorale, far parlare due sacerdoti o pregare come ho fatto ieri sera a Cosenza, perché il mondo queste cose non le capisce. Facendo così, umanamente parlando, non si sta correndo per vincere, umanamente parlando, ma io sono sicura che invece, se chiediamo la grazia di Dio, se camminiamo negli insegnamenti di Dio, Dio con la sua fantasia immensa che ha, porterà uomini e donne che vogliono seguire il suo cammino, lì dove stanno facendo leggi umane, contro le sue leggi divine. Ecco, io sono certa che questo 3% verrà superato dal popolo della famiglia, perché Dio ci porterà lì dove quegli uomini bugiardi stanno facendo il male della nazione. Come dire, il demonio fa le pentole, ma non fa i coperti. Quindi qua ho scritto anche legalmente, non sovvertiamo l'ordine naturale delle cose, non adeguiamoci al pensiero unico dominante, che è una visione antropologica della persona. Questo pensiero unico dominante, cari amici, sono 50 anni che ci stanno lavorando sopra per, come dico sempre io, appiattirci le menti. Come? Attraverso i mass media, i film, i telefilm, le telenovela, la televisione, le pubblicità, no? In 50 anni, gradualmente, piano piano, ci hanno fatto abituare ai tradimenti, tutte queste soppopera, cioè tutto il peccato ha perso il significato. Attraverso cosa? Una cosa che si chiama finestra di Overton. È una cosa proprio scientifica, spiegabile. Ci sono 6 passaggi che fanno sì che qualcosa di completamente inaccettabile, con questi 6 passaggi, diventi non solo accettabile, ma addirittura attraverso le leggi tutelato. Vi faccio un esempio. È totalmente inaccettabile uccidere una persona sofferente. Come solo i radicali sanno fare, creano il caso, quindi il precedente, il caso pietoso, DJ Favo in questo caso. Caso pietoso, allora c'è quell'insinuazione, quella fessura attraverso cui le persone cominciano a dire, vabbè, quella famosa frase che sono io per giudicare, però veramente se ci si trova in questa situazione, ma quindi quel qualcosa di assolutamente non si può fare, creano qualcosa che mette il dubbio nella mente. Quel dubbio, quell'insinuazione apre questa fronda che quell'insinuazione diventa da un caso, diventano più casi, allora si perde la gravità. Come ci dice la Madonna, no, a Medjugorje, no? Confessatevi, pregate e confessatevi, perché se non ci si confessa spesso e se non si prega, perché attraverso la preghiera Dio illumina le menti con lo Spirito Santo, il peccato piano piano, no? Prima si percepisce, poi gli fa la crosta, quindi uno non si rende nemmeno più che peccato. Quindi continuare a camminare in quella strada sbagliata, ci si abitua a tutto, anche alla malattia, anche alla morte. Quindi ci si abitua anche alle cose sbagliate. Una volta che hanno consolidato il passaggio attraverso la finestra di Ove, ti fanno la legge. Legge fatta, costume, avanti. Non è più peccato, non è più errore, si può fare, peccato che non è così. Ecco, noi siamo abituati fino a oggi, l'occhio riconosce l'ovvio, noi riconosciamo la donna perché tale, l'uomo perché tale. A cosa ci vogliono portare, Angela? Sì. Ci vogliono portare a questo. Praticamente vogliono fare degli sgorbi, perché c'è qualcosa lì che non è più riconoscibile né come uomo né come donna.
quindi diventa il nulla. Il 3%. Con il 3% il popolo della famiglia avrà decine di parlamentari al governo e si interromperà questa continuità. Che cosa dobbiamo vedere ancora in questi anni di questi partiti che ci hanno promesso tante cose? E come dice sempre una mia collega, ne hanno fatte più che Bertoldo in guerra. Ma che cosa ci aspettiamo? Che cambi qualcosa? Io personalmente no. Come me, tantissime altre persone no. C'è il 50,4% degli italiani che oggi inteso il 4 marzo, non andrebbero a votare. Non andrebbero a votare perché veramente le persone non sanno più cosa votare. Non ci si riconosce più in niente. Ecco, il popolo della famiglia è proprio quel voto di rottura con questa continuità di 40-50 anni di storia italiana di politica fallimentare. Quindi noi come popolo della famiglia non togliamo nulla a nessuno, noi stiamo intercettando i voti di chi non andrebbe a votare, quindi anche quando ti dicono però se votiamo voi e poi se non raggiungiamo il 3% ecco abbiamo sprecato un voto, no, non si spreca niente, perché tanto chi è pentastellato rimane pentastellato, chi è del PD rimane, e io manco li vado a parlare a queste persone, sono talmente ideologizzate e laicizzate che tanto non c'è, bisogna solo pregare che veramente Dio illumini, ma quel 50,4% di persone che veramente stanno capendo ma solo non sanno come fare, ecco, a quel 50,4% di persone noi ci rivolgiamo e diciamo noi ci siamo, anzi non solo noi ci siamo, voi potete fare con noi, noi dobbiamo crescere in Italia, noi siamo i pionieri di questa cosa, mio marito dice sempre stiamo facendo la storia, e l'avvocato Gianfranco Amato dice stiamo buttando le fondamenta di un qualcosa che noi non vedremo, perché noi come popolo della famiglia vogliamo che il popolo italiano non solo ci conosca e ci riconosca, ma che insieme a noi collabori al cambiamento. Ecco, vi vorrei fare vedere velocemente il programma, tra l'altro voglio vedere l'ora perché qui non aveva detto, ho 10 minuti. Abbiamo un programma perché come tutti i buoni partiti dobbiamo avere un programma e anche qui tutti ci dicono ma voi siete monotematici perché siamo nati per difendere la famiglia naturale intesa uomo-donna, la vita dal concepimento alla morte naturale e i nostri figli dall'ideologia di genere, che qua in Calabria non è probabilmente molto sentito come problema, ma al nord vi assicuro, e soprattutto faccio sempre l'esempio di Torino, mio marito mi sfida sempre, se in Calabria parla della Calabria, sì, certo, parlo della Calabria, ma io voglio evitare alla Calabria quello che sta capitando a Torino, perché io lo sto vivendo sulla mia pelle, quindi in un paese, in un popolo che ancora è pulito, ancora ha l'identità della famiglia, della vita, ecco, non fatevi confondere con questo voto di protesta, perché non c'è nessun voto di protesta, ve lo assicura uno, una, che ha visto lo scempio di quello che 5 Stelle hanno fatto in una città come Torino, una città che economicamente se la stava calando, distrutta. I pentastellati col voto di protesta, noi abbiamo il voto di proposta, con il loro vaffa, noi abbiamo i nostri valori, hanno distrutto, abbiamo due città, Torino e Roma, distrutte da degli incompetenti. E a Torino, perché vi parlo di Torino in merito al gender? Perché il nostro sindaco, anche se lei vuole farsi chiamare sindaca, Appendino è riuscita a far firmare un protocollo con l'ufficio scolastico regionale dall'assessore alle famiglie, perché noi abbiamo l'ex presidente dell'Arcidiocesi di Torino all'assessorato alle famiglie, non più famiglia, che hanno trasformato tutti i nostri moduli, non abbiamo più mamma e papà, abbiamo genitore 1, genitore 2, hanno fatto un protocollo d'intesa, la giunta Appendino, con l'ufficio scolastico regionale del Piemonte, dove l'Arcidiocesi di Torino è entrato a formare i nostri docenti, i nostri allievi. Su che cosa? Non lo sappiamo, ma di certo possiamo immaginare. Ora, il programma in merito alla famiglia. Noi siamo per l'abrogazione del DDL Cirinna. Noi non vogliamo le unioni civili, noi non vogliamo le adozioni gay, noi non vogliamo l'utero in affitto, non vogliamo i matrimoni egualitari, perché questi saranno
i prossimi provvedimenti della nuova legislatura, se il popolo della famiglia non entrerà in Parlamento, queste saranno le future leggi del popolo italiano. Che, scusate un attimo, ce ne interessa qualcosa noi popolo italiano di queste cose? Abbiamo disoccupati che oramai non sappiamo più nemmeno come mangiare. Io, come tutto il resto degli italiani, ho una figlia di 28 anni che ha fatto l'emigrata, lavora in Polonia, perché con 5 lingue mia figlia, come tantissimi altri giovani, non ha trovato nemmeno da fare la cameriera e l'avrebbe fatta, ma non l'ha trovata. Però abbiamo immigrati musulmani che ci stanno di impiego a casa nostra, ai quali diamo, a chi va bene, l'hotel 5-4 stelle, mangiati, pagati, i nostri poveri si possono impiccare, loro tutelati in tutto, i nostri figli, se le famiglie possono garantirgli qualcosa bene, se no sono i disperati del futuro. Ma quindi con quello che noi abbiamo in Italia da guardarci, la natalità, perché dobbiamo ritornare noi a fare i nostri figli, dobbiamo ritornare ad avere un po' di amore per la nostra patria, dobbiamo dire va bene, accogliamo un'accoglienza sostenibile, ma dobbiamo essere prima a casa nostra noi italiani, ad avere i nostri figli, ad avere le nostre radici cristiane, ad avere la nostra cultura. Perché noi dobbiamo togliere con quegli italiani laicizzati che abbiamo dentro le scuole, i crocefissi dalle nostre pareti o dai nostri ospedali, quando quella è la nostra radice? Va bene l'accoglienza, va bene l'integrazione, io rispetto te, tu rispetta me, stai venendo a casa mia, come tu rispettami. Quindi noi popolo della famiglia non siamo per noi soli, siamo per un'accoglienza sostenibile, come ci insegna il compendio della dottrina sociale della Chiesa, e non ci vergogniamo a dire noi amiamo tutti, ma amiamo anche gli italiani. Perché qua sulla pelle degli italiani, ragazzi miei, ne stanno facendo più, ripeto, che per torno di guerra. Quindi noi siamo per il riconoscimento della capacità giuridica del concepito. Per noi il concepito è già una persona, già nel grembo della mamma. Io sono stata a Telemia qualche sera fa, ho avuto a che fare con una della potere al popolo, che quando ha sentito che io ero a favore di far nascere i bambini mi è saltata agli occhi e mi ha detto no, perché le donne non sono solo un utero. Io l'ho guardata e ho detto sì, però dentro quell'utero c'è una vita e quindi perché dobbiamo ammazzare quella vita? Scusami se quella mamma non vuole quel bambino, che io ne conosco poche, ma comunque c'è il parto in anonimato. Facciamo nascere questo bambino e diamolo a quelle famiglie, maschio, femmina, perché adesso quelle adozioni le vogliamo solo per i gay, ma ci sono tra l'altro tantissimi amici miei, marito e moglie, che non possono avere figli e non riescono ad avere in adozione. Quindi diamo questi bambini che magari dovrebbero essere abortiti per chi forse non li vuole mantenere, ma magari come io ho fatto l'esperienza da presidente di centro di tutta la vita, non li possono tenere perché non sanno come stanno. Allora diamo da lavorare a queste persone. Pensiamo a queste cose, pensiamo all'economia, ma non a quell'economia finta di dire facciamo il taglio agli stipendi parlamentari. Ma voi, dopo tutti questi ipotetici tagli, che poi abbiamo visto che manco così è stato, avete più lavoro? Avete più soldi? Cioè, queste sono di nuovo, è di nuovo lo specchio per l'allodole, per dire votateci. E poi alla fine l'economia in Italia non si cambia con il taglio di stipendi parlamentari, si cambia se si fa una politica economica adeguata per creare posti di lavoro, per creare sinergia tra chi produce, chi acquista, e così si cresce. Vai, andiamo avanti perché siamo tardi. L'economia, ecco, noi siamo per abrogare l'UNA e per dare il reddito di maternità alle mamme. Anche qua in Calabria, soprattutto qua in Calabria, ci sono tante mamme che crescono i loro figli, che non hanno lavoro. Ecco, a quelle mamme noi come popolo della famiglia daremo, il primo provvedimento che faremo quando saremo in Parlamento non è aprire le case chiuse, che di nuovo lì, ma che ce ne importa di aprire le case chiuse quando c'è gente che ha fame. Noi daremo 1.000 euro alle mamme che liberamente scelgono di crescere i propri figli e di rimanere a casa a crescersi i propri figli. Poi se vogliono andare a lavorare che vadano pure, la libertà che diamo alle mamme, ma diamo l'opportunità a quelle mamme che vogliono
amare i loro figli, educarli, perché in queste scuole qua ce li stanno rovinando, educare i propri figli, 1.000 euro al mese uno stipendio. Non mi sembra? Sono stata di nuovo attaccata da una signora del popolo, potere al popolo, perché dice le donne devono lavorare. Bene, allora creiamo lavoro alle donne, per chi vuole lavorare. Perché invece, come me, io ho 52 anni, sono una donna lavoratrice, vi posso assicurare che a 52 anni mi guardo indietro e dico: mi hanno rubato la vita. Che cosa ho fatto io della mia vita? Ho solo corso, ho più o meno visto mia figlia quando riuscivo, ho più o meno visto mio marito come riuscivo. Oggi a 52 anni io mi ritrovo una figlia di 28 anni che lavora all'estero, me la sono goduta a zero, per correre dietro uno stipendio che con una mano me lo danno e con tre me lo prendono, soltanto per sopravvivere. No, se io oggi avessi l'opportunità da mamma, da donna, di poter crescere mia figlia con lo stipendio che mi danno correndo tutto il giorno come una matta, 1.000 euro perché non me ne danno di più, io scelgo di starmi a casa con mia figlia e con mio marito. E così penso tantissime altre donne. Scuola. Noi, popolo della famiglia, siamo assolutamente contro l'ideologia di genere che di fatto è entrata nelle nostre scuole. Siamo anche per, ecco, io mi ricordo ai miei tempi, perché oramai dico così, sono andata a Roma, ho visto, mi sono accorta di quanto sono vecchia, perché su quel treno c'erano tanti carabinieri giovani e ho detto: mi sono proprio vecchia. E per dire che ai miei tempi c'era l'ora di educazione civica, questo l'ha introdotto nelle nostre scuole, insegnare a stare nel sociale i nostri figli. No, non a dire: vuoi fare l'ora di religione o non vuoi farlo? No, devi farlo. Magari sei tu in un'altra religione, facciamo pure la tua di ora di religione. Non è che dobbiamo togliere la nostra perché tu ce l'hai diversa. Facciamo l'accoglienza vera, reciproca. E l'educazione civica, ecco, questa è una materia importante per i nostri giovani, perché a me ha insegnato tanto, quindi noi la vogliamo reintrodurre. Per i giovani ci vorranno proporre appunto la liberalizzazione delle droghe? No, noi siamo contro ogni droga, siamo contro la ludopatia, siamo contro l'alcolismo, siamo contro la pornografia, perché per noi non è modernità dare queste opportunità ai nostri giovani, è solo perversione. È una perversione che vogliono introdurre all'interno del Parlamento menti perverse. Allora noi manteniamo la nostra mente lucida, manteniamo vivi i valori che ci hanno formati, educati, non dimentichiamo quello che è il nostro passato, non dimentichiamo quelle che sono le nostre radici ed esigiamo che i nostri figli abbiano quello che noi abbiamo avuto. Che se noi abbiamo avuto così tante belle cose e oggi nel 2018 ci ritroviamo in questo scempio, cosa possiamo immaginare ai nostri figli ai quali non facciamo fare l'esperienza della bellezza che abbiamo avuto noi? Come potranno, che futuro ci potrà essere? O ancora peggio, noi possiamo pensare che i nostri figli possano curare noi gli anziani se gli stiamo dando in mano un mondo veramente di perversione e di oggettività della persona? Mi fanno segno che devo chiudere. Allora, finiamo qui. Concludo dicendo: il 4 marzo c'è veramente la possibilità di cambiare le cose. Ok, non facciamo come posto tirato, non laviamoci le mani, ricordiamoci che, come diceva Padre Lino un po' di anni fa, a ridosso di altre votazioni, io l'ascoltavo perché non sapevo cosa votare, e diceva, vabbè, all'epoca diceva votiamo in mano minore, adesso diciamo votiamo che c'è chi può fare la differenza, però la cosa che mi ha colpito molto, mi ha detto, e diceva, ricordatevi che chi voterete sarete poi complici di quello che loro faranno. Ecco, io non voglio essere complice di niente e posso dirvi che il popolo della famiglia vorrà portare in Parlamento questo nuovo modo di fare politica, mettendo al centro i valori, quelli dei principi non negoziabili, quelli che non si possono comprare, non si possono vendere, ma vogliono solo il bene e il futuro dei nostri figli. Come si vota? Il 4 marzo si vota mettendo solo una croce sul simbolo. Grazie.